Alfredo Pedulla ha parlato del mercato della Juventus e ci sono delle indicazioni molto importanti per quanto riguarda le prossime strategie sul mercato bianconero. Analizziamo insieme qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornato ogni giorno, tutti i giorni, sulle vicende della vecchia signora in maniera assolutamente gratuita. Non ci sono costi di alcun tipo, vi basta iscrivervi al canale e lasciare like ai contenuti. Ovviamente c'è la sezione dedicata ai commenti che è libera per voi, potete scrivere tutte quelle che sono le vostre opinioni in merito al mercato della Juventus, che è vivo, che è frizzante, che è in continua evoluzione, con l'ultimo colpo, quello di Cabal, che ha non entusiasmato il popolo bianconero, magari come quello di Douglas Luiz o quello di Thuram. Però diciamo che è l'ultimo colpo di mercato, ma non sarà l'ultimo, lo ha detto Giunto, le ha detto che ce ne saranno altri. Attenzione però, perché ci sono altre due situazioni di mercato di cui parla proprio Alfredo Pedulla in ottica Juventus. Una in entrata, una in uscita. Partiamo da Weston McKennie. C'è poi l'entrata che riguarda sempre una zona di campo, diciamo, prossima a quella che è la situazione di McKennie. Ci arriviamo. Partiamo da McKennie. McKennie in uscita, lo sappiamo benissimo. Abbiamo avuto ulteriore conferma al fatto che non andrà in Germania con la Juventus. La Juventus è appena, diciamo, è da poco arrivata nel ritiro tedesco, da lì comincerà il nuovo progetto Juventus e McKennie non ne farà parte. Ha comunicato alla Juventus che vuole trasferirsi in un club che giocherà la Champions League, quindi lui ha comunicato alla Juventus che non vuole andare in un club che la prossima stagione non potrà avere, diciamo, l'ambizione di poter, o meglio, vuole giocare la Champions, punto. Quindi e si sta lavorando per venderlo il prima possibile, soprattutto con una squadra che abbia la possibilità di giocarsi quel tipo di competizione. Attenzione, perché i club su di lui ci sono. Il problema non sarà trovare un club, secondo me. Il problema sarà trovare un club, diciamo, interessato alle richieste di McKennie. Perché McKennie, diciamo che il problema di McKennie è che sono poche le squadre che hanno, diciamo, come dire, fatto a McKennie le proposte che lui desidera. Cioè, se salta con l'Aston Villa è perché lui chiede 5 milioni e l'Aston Villa dice no. Per cui attenzione, perché McKennie il problema non sarà trovare l'accordo tra i club, ma trovare l'accordo tra il club e il giocatore. Spero prima possibile che possa andare via. Lo sapete benissimo, chi mi segue da tempo sa che io non ho mai ritenuto McKennie un giocatore all'altezza di poter giocare titolare alla Juventus. Come eventuale alternativa sì, ma quando poi chiedi il rinnovo di contratto alla Juve e chiedi 5 milioni, vuol dire che non può essere un'alternativa. In una Juventus in cui 2 milioni guadagnerà Thuram, che sarà un titolare, e 4 milioni e mezzo li guadagnerà Douglas Luiz, che sarà un super titolare, nel momento in cui la Juventus trova l'accordo con Coop Miners, almeno con lui, poi con l'Atalanta ancora non è arrivato, ma lo trova sulla base di 4 milioni e mezzo / 5, capite bene che McKennie non può guadagnare 5 milioni. Ma nella maniera più assoluta, perché ovviamente se l'ha messo sul mercato, stava per essere ceduto alla Aston Villa, ora bisognerà trovare un club che gioca la Champions e che lo accontenti economicamente. L'altra notizia di cui parla Alfredo Pedulla è riguardo Gudmundsson. Qualche giorno fa infatti abbiamo raccontato che è tornato di moda il nome di Gudmundsson. La Juventus e il Genoa ne hanno parlato, ne aveva parlato anche Di Marzio, aveva parlato di un interessamento ancora una volta di Gudmundsson, che è, diciamo, un interesse che è abbastanza datato, perché mesi e mesi fa vi parlai di Gudmundsson in direzione Juventus, poi la situazione è un po' placata, il giocatore era un pochino più in direzione Inter, l'Inter che nelle chiacchiere per Gudmundsson alla fine ha portato a casa Martinez, che è un portiere, e non sicuramente Gudmundsson, anche perché le cifre erano molto diverse. Ma Alfredo Pedulla placca un po' i toni, perché vi dico la verità, a me un nome di Gudmundsson piacerebbe tanto, mi piacerebbe anche molto di più rispetto a un nome alla Adeyemi, per costi, per ingaggio e per qualità. Perché Gudmundsson è un driblomane che serve maledettamente a questa Juventus. È veramente un ragazzo che nello stretto ha una capacità di dribbling fenomenale. In questo contesto qua attuale, in questa Serie A, in questa Juve, secondo me darebbe quel saltello in più qualitativo lì davanti. È un giocatore che non ha mai fatto vedere grandi cose in un top club, quindi sicuramente questo è un aspetto da considerare. Cioè, non è un giocatore che viene da un Real, da un City, attenzione, viene dal Genoa. Però qualcuno mi può dire sì, viene al Genoa, occhio, perché qualcun altro però potrebbe rispondere occhio, perché la Juventus quando prende Paolo Dybala lo prende dal Palermo, e poi Dybala ha fatto con la maglia numero 10 la storia della Juventus, quindi questo vuol dire fino a un certo punto.
ci sono stati altri casi di giocatori che venivano da grandi club che hanno floppato. Uno su tutti, Arthur, che veniva dal Barcellona e non ha fatto praticamente nulla alla Juventus. O Ramsey, che veniva dall'Arsenal, per esempio. Gudmundsson è stato proposto alla Juve, secondo Alfredo Petullà, ma al momento non è un profilo che scalda. Questa notizia che francamente placa un po' gli animi, soprattutto miei, perché francamente io speravo in un Gudmundsson alla Juventus. Pedula parte sempre al stesso presupposto. Chiesa e Sule sono i due nomi che sono in uscita. Partono questi due, la Juventus va forte su altri nomi. E tra questa lista di nomi non c'è Gudmundsson. Pedula fa sempre il primo nome, che è quello di Sancho. Sancho è indicato, secondo Gudmundsson, dalla Juve come giocatore perfetto per l'attacco. E lì sono assolutamente d'accordo. Anche se sono arrivate delle parole da parte di Ten Hag, diciamo, un po' più dolci nei confronti di Sancho. Cioè ha detto, i giocatori di qualità sono sempre, diciamo, ben accetti allo United, il passato è passato, cercando di ritrovare una soluzione. Non vorrei che siano parole di circostanza, potrebbero essere parole di circostanza da un lato, potrebbe anche essere un modo per porgere la mano a un giocatore che magari in questo United serve effettivamente, magari si sono ritrovati, diciamo, da un punto di vista proprio comunicativo, e potrebbe anche essere, dico, non nego assolutamente una, non escludo, ecco, una possibilità di riavvicinamento tra le parti. Detto ciò, Sancho è il primo nome, ma Alfredo Pedular ne fa altri. Fa per esempio il nome di Galeno, nome di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e fa il nome di Pepe. Quindi Galeno, Pepe e Sancho. Non ha inserito in questa lista Adeyemi, ma continua a dire Alfredo Pedula che la Juventus vuole fare due esterni, non uno, due. Ora, nomi come Galeno, Pepe e Sancho sono da prima pagina, cioè arrivano per farti titolare. Ce ne sono altri però che lo sono meno. Si è parlato per esempio di Berardi, che è un nome che arriverebbe per fare l'alternativa, considerando anche che è rotto, quindi vabbè. C'è il nome ad esempio di El Shaarawy, che viene dalla Roma. Occhio alla trattativa con la Roma per Sulè, quindi ci sono dei giocatori che arriverebbero come alternative. Ad esempio El Shaarawy sarebbe alternativa a Yildiz, ma l'esterno offensivo forte sarà uno, secondo me, che metti a destra. Ma gli altri sono alternative, Ricordiamoci sempre che c'è Weah, che è un esterno che potrebbe convincere. Bisognerà capire dal questo nuovo ritiro in Germania, se, e anche dalle amichevoli, capire se Weah viene visto più come esterno offensivo a destra e non come terzino. Secondo me verrà messo più come esterno offensivo, ma vedremo. Ho questa idea, ho questa percezione, e vedremo se sarà confermata. Gudmundsson, però, la notizia è che McKennie, l'abbiamo detto, Gudmundsson invece è un giocatore che sembra non scaldare in questo momento. A me dispiace, perché è un nome che prenderesti a cifre fattibili, perché si parla di una parziale da 25 milioni, che è assolutamente fattibile, e come ingaggio sarebbe sicuramente inferiore rispetto ai Sancho, che invece ti prende almeno 4 milioni e mezzo, li vorrebbe. Gudmundsson lo chiudi, secondo me, per meno di 2,5. Vedremo, è un'operazione comunque intrigante, sono tutti nomi interessanti, quelli che hanno a che fare con il reparto offensivo. La Juve però deve chiudere, chiaramente deve chiudere, consapevole che lì davanti c'è talento, quindi devi metterlo a disposizione della squadra, che vedrà Vlahovic la punta di riferimento e Yildiz come il nuovo, vedremo, se il numero 10 della Juventus.